Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all'incontro organizzato da Castelvecchi Editore e da EUNews per presentare il libro di Gilles Luneau, Carne artificiale? No, grazie. La prima grande inchiesta sulle lobby del cibo in provetta. Io sono Angelo Di Mambro, giornalista, scrivo, lavoro da Bruxelles principalmente per l'ANSA e per il settimanale L'Informatore Agrario e sarò l'animatore di questo dibattito. Oggi parleremo di tutto il pianeta, dei sostituti della carne, carne in vitro, carne vegetale, un mondo, una tendenza che si vorrebbe affermare, almeno qui, diciamo, nelle istituzioni europee è molto visibile questa cosa. Cosa c'è dietro? Chi sono i protagonisti? Chi sono i finanziatori? Qual è l'ideologia? Quali sono le idee che sostengono questo tipo di tendenza. Per parlarne con noi ci sono ovviamente l'autore del libro, che se è possibile fare vedere anche la copertina del libro Carne artificiale, no grazie, edito da Castelvecchi, cioè Gilles Luneau. Sono con noi anche Giorgio Cantelli Forti, professore emerito all'Università di Bologna e presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, Susanna Bramante, agronomo PhD in produzione animali, consulente della nutrizione e divulgatrice scientifica, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, e Paolo De Castro, europarlamentare, già ministro dell'agricoltura, nonché collaboratore di Romano Prodi alla Commissione europea. Ecco, io partirei subito con qualche domanda a Gilles Luneau. Allora, carne vegetale, carne in vitro, carne plant-based, come dicono, come si dice in inglese, ma di che stiamo parlando? Di che cosa parla il suo libro? Che ricordiamo ha il carattere di un'inchiesta e quindi chiedere anche quali sono i risultati di questa inchiesta. Alors, vaste question. Pour faire court, on va définir de quoi nous parlons, c'est-à-dire que on parle d'ersatz de viande, finalement. Je préfère ou de substitut à la viande, parce que la viande, c'est autre chose. La viande, par définition, hein, faut s'accorder sur les mots ont un sens, ils nous servent à penser. La viande, c'est la chair d'un animal mort. C'est ça la définition. Donc, on ne peut pas parler de viande quand on parle aussi bien de produits qui sont des viandes, entre guillemets, de culture, donc des substituts à la viande faits avec des cultures de cellules in vitro, ou alors que ça soit des substituts à la viande, des ersatz faits à partir de protéines végétales. Et là, je voudrais quand même introduire une précision, c'est que comme en anglais, ils disent plant-based meat, ces substituts ne sont pas à base de plantes, ils sont à base de protéines végétales, c'est tout à fait différent. Il y a un peu de plantes en général, ils servent de purée de pois hein, pour faire un liant, mais c'est surtout un assemblage de beaucoup de choses, de beaucoup de nutriments et de protéines qui sont extraites de végétaux, où elles sont extraites directement par chimie, par processus mécanique, ou elles sont produites artificiellement par modification génétique, par exemple d'une levure, pour lui faire exprimer une protéine. On est donc dans des aliments que les nutritionnistes appellent ultra transformés. On est loin de l'image végétale près de la nature. Hein. Ça, c'est pour on va dire, les burgers végétaux. Et puis, pour ce qui est de la viande in vitro, si vous voulez, c'est des cellules cultivées, c'est-à-dire on prend une cellule souche, qu'elle soit de poulet, de bœuf, de porc, d'un animal, et on va la mettre dans un liquide, dans un bouillon de culture, si vous voulez. Ça se fait dans des fermenteurs, un peu comme on fait la bière ou la choucroute, mais c'est sous atmosphère contrôlée, je veux dire, sous des conditions de température aussi et d'asepsie. Donc on est là dans le laboratoire quasi médical et on les fait se reproduire, c'est un processus naturel, mais pour les nourrir, on a besoin d'un liquide de culture. Pendant les phases expérimentales, c'était du sérum fœtal de veau. Ce qui n'est pas vraiment très, on va dire, ni économique, ni végétarien, ni végétalien par rapport un peu au public visé au départ. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'opacité totale
solution de culture parce que ça relève du secret industriel et on ne sait pas du tout avec quoi on nourrit les cellules cultivées ainsi. Vraisemblablement, il y a une réduction à l'essentiel parce que dans un corps, dans un corps animal, la chair, elle se fait avec de multiples choses. Certes, elle est alimentée par le circuit sanguin, mais elle l'est aussi par la lymphe. Elle est aussi, elle grandit attachée à des muscles. Donc, c'est ce qui donne la structure hein, des viandes que l'on mange. C'est aussi le bien-être et le mal-être de l'animal, qui a des stress, qui n'a pas des stress, qui fait que la viande, elle n'a jamais la même tendreté entre deux animaux d'une même espèce. Enfin, il y a plein de choses qui font la qualité d'une viande. Ça, ce n'est pas reproductible. Et donc, on va à l'essentiel, on imagine, parce que c'est de l'industrie qu'il faut quand même que ça soit rentable. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces solutions. Vraisemblablement, on est sur des hormones de croissance, hein, parce que c'est ce qui se passe dans un corps vivant. Donc, il y a de l'hormone de croissance. Comment elle est produite? Est-ce qu'elle est produite avec modification génétique? Comment elle est extraite? On n'en sait rien. Voilà pour l'essentiel du paysage. Et je conclurai sur ces ersatz in vitro. Le progrès, si on peut parler de progrès, c'est d'arriver à faire une fausse viande qui est la structure de la viande. Et pour ça, aujourd'hui, les pistes pour leur trouver un squelette, finalement, qu'elles n'ont pas, c'est de faire de véritables chimères au sens strict du terme, c'est-à-dire de mélanger du végétal, des cellules végétales et des cellules animales pour les faire croître en même temps et essayer de reproduire la fibre musculaire. Voilà, hein, si, j'espère avoir été clair. Grazie Gilles Luneau. Però ecco, nel suo libro emerge chiaramente che non c'è soltanto una tecnica, ci sono anche dei finanziatori, c'è anche un'ideologia, una visione, anzi è molto articolata, nel senso che riesce a mettere assieme diversi punti diversi punti di vista. Cosa emerge riguardo al finanziamento? Chi finanzia questo tipo di imprese che, dai calcoli che facevo leggendo il suo libro, negli anni le start-up che si occupano di questo tipo di prodotti dovrebbero aver raccolto qualcosa come 500-600 milioni di dollari? Ecco, ci parla un po' appunto di che cosa ha scoperto poi andando a interrogare i protagonisti, perché lei ha parlato praticamente con tutti, si emerge dal libro. Prego. Allora, l'enquête est datée, je vais vous répondre en deux parties. L'enquête, je l'ai faite en 2019, aux États-Unis principalement, mais aussi en Europe, parce qu'en fait, les fonds américains ont financé aussi la recherche en Europe, quoique, on y reviendra, il y a aussi des fonds européens qui ont servi. Au départ, on a une bande, en fait, hein, une bande de biohackers, hein, c'est comme ça qu'ils se dénomment, je reprends leur propre terminologie, qui avait fait un petit groupe, on est dans les années 2010, 2010-2013 en Californie, plutôt dans la Silicon Valley, hein, de Berkeley à Cupertino, quoi. Cette petite bande-là, c'est des jeunes, c'est plutôt 35 ans. Biohackers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes, ou sur eux, ou dans leur garage, hein, dans leur cuisine, des expériences de modification génétique sur des plantes, sur une limace. Enfin, l'idée, c'est que pour eux, parce qu'ils sont très empreints de transhumanisme, c'est d'arriver à prolonger la vie. Hein. Donc, cette bande-là lance un petit groupe pour essayer de faire de la nourriture sans tuer des animaux, parce que ces gens-là sont véganes, antispécistes, transhumanistes. À partir de là, ils construisent une histoire, un storytelling, comme ils disent, pour essayer de lever des fonds. L'histoire, c'est, dès l'instant qu'on supprime l'élevage, on supprime une partie, on va dire 15-20% des émissions de gaz à effet de serre sur Terre, et donc on sauve la planète. Et on ne fait pas de mal aux animaux. À partir de cette fable, parce que c'est une fable, ils lèvent des fonds dans la Silicon Valley auprès de gens qui ont à peu près le même âge, qui ont peut-être 10 ans de plus et qui sont devenus milliardaires. Hein, c'est toutes les
toutes les histoires de réussite de la Silicon Valley. Hein. Donc, on les retrouve pas tous, mais presque, c'est-à-dire les fondateurs de Facebook, de PayPal, etc., financent abondamment la recherche parce que pour eux, c'est si vous voulez, c'est la poursuite de leur pensée technologique. Hein. La biologie de synthèse, ça fait appel à l'informatique, à l'intelligence artificielle, hein, pour pouvoir trier très très vite des milliers et des milliers de données. Plus on peut robotiser, mieux ça vaut sur les questions d'asepsie, etc. Bref, tout est fait pour que ces gens-là se rencontrent. Donc, ils avancent là-dessus à partir de travaux, alors là, par contre, très très vieux, qui remontent, j'allais dire, au siècle dernier, des travaux pour sauver les grands brûlés, hein, sur la culture de cellules. Donc, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'invention scientifique, il y a simplement une application technologique de vieilles connaissances. Ils réussissent leur coup, c'est-à-dire que ces startups-là lèvent de l'argent, ils ont tout un réseau, qui est leur réseau vegan, transhumaniste, avec une philosophie, si vous voulez, incarnée par le centre de financement, hein, qui s'appelle l'Open Philanthropy Project, qui s'inspire de la pensée d'un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer, qui est très connu parce qu'il a écrit un livre dans les années 70 sur la libération animale. Et donc, au nom d'éviter la souffrance animale, il lève des millions et des millions de dollars. Voilà, en gros. Et il finance. Si vous faites, je pense que vous voulez que je fasse allusion à ça dans ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il y a deux ou trois nœuds comme ça de captage de financement. Ça marche très bien parce que c'est les États-Unis, parce que faut se mettre dans le monde des États-Unis où la philanthropie est extrêmement importante. Elle remplace les services publics qu'on a dans des républiques comme les nôtres. La philanthropie, ça fait partie, on va dire, du business. Hein. Toutes les entreprises donnent beaucoup pour les écoles, pour plein de choses. Donc, ils captent énormément d'argent et là, ils ont une stratégie. Ils ont une stratégie parce qu'il va falloir implanter leur affaire commerciale. C'est de financer tout ce qui est bien-être animal en disant en même temps on a la solution pour ne plus les tuer et c'est faire de l'agite propre, quoi, hein, de l'agitation et de la propagande dans la jeunesse. Et il y a des fonds qui sont donnés, par exemple en Europe, il arrivera plus d'un million de dollars pour que L214 fasse de l'agitation dans les facultés sur la condition animale. Hein. Mais je parle de L214 pour la France, mais CIWF aussi au niveau européen. Enfin, ils vont faire un lobbying extraordinaire en distribuant cet argent. Voilà à peu près la chose. Maintenant, ce que je voudrais préciser, et je ne veux pas être trop long, c'est qu'il ne faudrait pas en tirer l'idée d'un vaste complot vegan. Hein, je veux dire, on est simplement dans le monde libéral, ils ont tenté leur coup, ils l'ont réussi parce qu'aujourd'hui, ces startups ont fait rentrer les grands acteurs agroalimentaires, c'est-à-dire en gros, les fondateurs sont millionnaires en dollars aujourd'hui, hein, avec l'arrivée de Tyson Food, Nestlé, Cargill, enfin, tous les grands opérateurs, JBS et j'en passe, sont maintenant dans ce business. Et donc, ils ont réussi ce coup-là. Et aujourd'hui, si vous voulez, si la photographie, les bilans 2020, hein, que j'ai maintenant consulté, il y a 800 entreprises dans le monde fin 2020 qui font des alternatives à la viande à partir de protéines végétales et il y en a 90 qui travaillent sur les cellules in vitro. C'est pas encore commercialisé sauf à Singapour depuis un an et c'est pas commercialisé mais c'est en dégustation publique à Tel Aviv. C'est les deux seuls endroits où on peut consommer des produits in vitro. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, on est passé à la deuxième phase qui est l'expansion de ce type de produit avec le jeu habituel, on va dire, des entreprises petites ou multinationales qui s'emparent de ça. Grazie a Gilles Luneau per questa panoramica davvero esauriente che non era facile da fare perché il suo libro è veramente pieno di informazioni. Io ne approfitto prima di far partire il dibattito per lanciare un sondaggio per tutti i partecipanti. Siamo arrivati a oltre 100, vedo dal contatore. La domanda è: la carne artificiale è davvero il futuro dell'alimentazione? Le possibili risposte sono sì, no, non so.
È un sondaggio appunto per chi, per il pubblico, alla fine daremo i risultati. Ma sulla scorta di questo sondaggio io passerei invece a sentire i nostri ospiti. Inizierei da Paolo De Castro perché non può restare fino alla fine. A Paolo De Castro io farei una domanda. Insomma, da europarlamentare, Gilles Luneau ha fatto riferimento ad alcune opacità, no? Come l'Europa sta affrontando questo tema? Non sarebbe l'Europarlamento forse un luogo adatto per cominciare un dibattito e aumentare la trasparenza su queste nuove tecnologie? Paolo De Castro. Intanto fatemi fare i complimenti a Gilles Luneau per questo lavoro, un lavoro importante, importante perché probabilmente chi come noi opera, lavora nel settore agroalimentare è portato a magari a ridurre, a banalizzare, no? Dice, vabbè, ma chi è che se la mangia questa carne così strana, fatta in provetta? Perché stiamo parlando di carne sintetica, non stiamo parlando di hamburger vegani, perché questo è importante quello che ha detto Gilles, cioè qui non c'entrano niente i prodotti simil carne fatti di vegetali, che tra l'altro noi abbiamo recentemente normato spiegando che non possono essere chiamati prodotti a base di carne. Qui stiamo parlando proprio di carne fatta in provetta, cellule staminali alimentate in varie tecniche che il libro descrive e che danno luogo a questo prodotto che effettivamente assomiglia alla carne, ma che il modo in cui viene realizzato è tutto ancora da scoprire, gli effetti con cui diciamo si arriva al prodotto finito sono tutti ancora da approfondire, per cui la risposta alla tua domanda, Angelo, è assolutamente sì, occorre approfondire e aprire un dibattito su questo. Io credo che il Parlamento europeo lo farà proprio per chiarire, perché la narrativa che c'è dietro la carne sintetica è molto avvincente, può trovare anche tanti seguaci, perché oggi abbiamo gli animalisti che sono diventati, diciamo, una lobby veramente molto forte in Parlamento, e questo sarebbe la quadratura del cerchio, sarebbe la soluzione di tutto. Non ci sono più animali costretti a essere allevati, non c'è più bisogno di trattare male queste povere bestie, quindi trova una risposta sia dal punto di vista delle sensibilità animaliste che dal punto di vista delle sensibilità ambientali. Per cui un problema è molto insidioso, e occorre approfondirlo e far capire non solo gli interessi che ci sono dietro, le multinazionali che finanziano queste start-up, ma anche far capire gli effetti, approfondire scientificamente gli effetti con cui si possono realizzare su larga scala questi prodotti. Perché dobbiamo stare attenti che non si trasformi questa, come dire, deriva di innovazione, perché di questo si tratta, no? Cioè, l'innovazione non è che tutta di per sé un'innovazione buona. Sappiamo che ci sono innovazioni buone, ci sono innovazioni cattive, ci sono le innovazioni che ci consentono di fare passi avanti sui cambiamenti climatici. Per esempio, c'è l'innovazione tecnologica oggi, che ci consente, biotecnologica, non OGM, che ci consente di realizzare nuove varietà resistenti alle malattie. Questa è sicuramente innovazione buona. Abbiamo forse risolto il problema di questi Frankenstein food, no? Siamo in grado di, conoscendo meglio la natura, di produrre piante resistenti alle malattie o addirittura animali resistenti alle malattie. Io non lo so. Quindi certamente in questo caso ci troviamo di fronte veramente a un'innovazione, tutto è possibile, no? Vi ricordate la pecora Dolly? Oggi qualcuno dice che si può tranquillamente clonare anche l'uomo, e perché no? Così avremo tutti figli di clonati di premi Nobel. Qui stiamo veramente andando oltre, no? E bisogna approfondire questo, bisogna cercare di far capire meglio anche all'opinione pubblica di che cosa stiamo parlando. Per cui io rinnovo i complimenti a Gilles Luneau, e perché no, lo inviteremo come Parlamento europeo a presentare la sua ricerca e il suo libro. Approfondiamolo, anche perché ho notato una certa superficialità, voglio annunciarlo questo oggi pomeriggio, da parte
proprio del commissario, perché recentemente io ho fatto un'interrogazione in merito alla carne sintetica al commissario Vacekoski, ma la risposta non è stata per niente rassicurante. Io gli avevo chiesto per quale motivo l'Unione Europea ha utilizzato i suoi fondi della ricerca per finanziare queste aziende, e lui ha risposto che è importante andare avanti nella ricerca perché magari sono la soluzione nel futuro. Questo mi ha ulteriormente spaventato e quindi occorre davvero un approfondimento, e credo che questo libro possa contribuire a farlo. Grazie. Grazie a Paolo De Castro. Dalla regia mi informano che anche il presidente Prandini ha un impegno inatteso, e quindi io sconvolgo la scaletta, non me ne vogliano gli altri ospiti, però chiederei al presidente Prandini. Ecco, siamo di fronte a una tendenza che si vuole affermare in qualche modo. Qual è la risposta possibile da parte delle categorie economiche tradizionali, fra virgolette, cioè allevatori, industria, e poi sicuri che non si possa ridurre l'impatto ambientale, non si possono ottenere gli stessi risultati tenendo dentro gli agricoltori invece che, come dire, metterli di lato a favore di una produzione in laboratorio, una produzione di tipo industriale? Presidente Prandini. Ma il paradosso è proprio questo, che noi oggi siamo di fronte a un processo e soprattutto alla realizzazione di un prodotto che si veste di sostenibilità, ma nella realtà dei fatti è il prodotto in assoluto meno sostenibile di tutta la gamma della filiera agroalimentare. Basti pensare che per realizzare la carne sintetica noi abbiamo la necessità di una produzione tramite un bioreattore che produce delle microparticelle che vengono poi messe in atmosfera e dove in atmosfera poi persistono per millenni. Quando noi invece abbiamo gli allevamenti tradizionali, che oggi hanno un dato medio a livello mondiale di una resistenza in termini di particelle emesse che ha una durata di 12 anni, noi potremmo dire l'Italia è in assoluto oggi il paese più sostenibile a livello mondiale sulle filiere zootecniche, ma non ci accontentiamo di questo. Noi vogliamo fare ancora di più. L'evoluzione tramite tutto il tema delle energie rinnovabili, il biogas, il biometano liquido, ci sta portando ad abbassare ulteriormente questo periodo di permanenza delle polveri sottili, ma creando anche un meccanismo per il quale fissi il carbonio nel suolo. L'unico soggetto che questo lo può fare è l'agricoltura, grazie anche alla zootecnia. Allora qua serve un processo di verità. Ma che cosa avviene? Avviene paradossalmente che mentre in Europa si bloccano i finanziamenti sulla comunicazione, sulle filiere zootecniche legate alla carne, proprio in termini di comunicazione nei confronti dei cittadini e consumatori, rispetto a quello che dovrebbe essere il giusto consumo di un prodotto che è fondamentale per quanto riguarda la qualità della vita, tanto è vero che gli stessi studi medici in quei paesi in cui si è ridotto in modo drastico il consumo di carne rossa, abbiamo un'esplosione in termini di aumento di patologie che vanno a incidere proprio sul cittadino consumatore, ma vanno anche a gravare sul costo sanitario di questi paesi, a dimostrazione che il tema è il cibo che fa bene rispetto al cibo che fa male, ma è la giusta quantità che deve essere consumata di tutti i prodotti. E ripeto, la carne tradizionale è basilare per quanto riguarda la qualità della vita. Ma il paradosso ulteriore è un altro. È che noi parliamo di sostenibilità e abbiamo dimostrato che in questo caso assolutamente non lo è la carne sintetica un prodotto sostenibile. Parliamo di attenzione sul benessere animale. Nessuno racconta che per produrre il cibo sintetico noi dobbiamo intervenire su un animale durante il periodo di gestazione, dai 3 ai 6 mesi, interrompere il ciclo di vita, estrarre il feto vivo, perforare il cuore di questo feto, estrarre quelle che sono tutte quelle che sono, diciamo così, le cellule staminali, riprodurle in termini di accelerazione in un processo che di naturale non ha assolutamente niente perché è fatto in un bioreattore, e tutto questo si fa credere che sia sostenibile
e che dia una risposta appunto al benessere animale stesso. Ecco, la verità è che questo processo che noi fotografiamo negli ultimi anni ha una storia lontana, che ha voluto, soprattutto in coloro che hanno investito, partendo da Bill Gates, avendo una strategia sia all'interno dell'OMS per iniziare a demonizzare alcune tipologie di prodotti agroalimentari, e che abbiamo avuto la riprova non essere assolutamente veritiera, come dicevamo precedentemente, ma ancora di più utilizzando gli strumenti che sono già in loro possesso, tutto il tema dei social, tutto il tema della comunicazione. È da qua l'importanza che le istituzioni devono fare in termini di trasparenza, ma non per garantire un settore produttivo come può essere quello dell'agricoltura o degli allevatori, ma per garantire la qualità della vita dei cittadini e dei consumatori, che è una cosa ben più significativa e alta, e contestualmente, arrivo agli aspetti conclusivi, avere anche un'attenzione in termini di socialità, perché purtroppo l'aver accentrato tutte le ricchezze nelle mani di pochissime persone, e basti vedere la capacità che hanno avuto in termini di raccolta fondi nell'arco degli ultimi 2 anni, che non ha precedenti per nessun settore produttivo, ecco, questo non deve essere portato come esempio positivo, ma ci deve preoccupare, perché il tentativo è quello che le stesse persone che oggi detengono il sistema della comunicazione sono gli stessi a essere direttamente interessati nei centri, diciamo così, di produzione della Big Pharma, e se arriveranno anche ad avere il controllo sulle piattaforme agroalimentari che oggi partono dalla carne, ma domani mattina sarà il latte, poi sarà il prodotto ortofrutticolo, perché la giustificazione che verrà data è sempre quella della sostenibilità e di un'attenzione all'ambiente. Come dicevo prima, nella realtà dei fatti avverrà esattamente l'opposto. Quando noi perdiamo la presenza dell'uomo, soprattutto per quanto riguarda nel nostro paese, nelle aree interne, che è data proprio dagli allevamenti zootecnici, noi creiamo un danno di carattere ambientale che non ha precedenti, con un aumento esponenziale per il costo della vita dei singoli cittadini, perché nel momento in cui non ci sarà la gestione del territorio, noi avremo la venuta meno di quel territorio e dell'ambiente nel quale noi viviamo, che genera poi un valore economico anche per quanto concerne il turismo, per quanto concerne la storia e le tradizioni del nostro paese, ma soprattutto che rischierà di portare a degli scontri anche di carattere sociale. Grazie, Presidente Prandini. La posizione mi sembra piuttosto chiara, no? Io continuerei il dibattito ritornando al libro di Gilles Luneau. Giorgio Cantelli Forti, professore emerito all'Università di Bologna e presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, ha firmato la prefazione. Professor Cantelli Forti, che sentimenti, prima ancora di quali osservazioni, ha suscitato in lei la lettura del libro? Ma la lettura del libro in gran parte mi ha sorpreso per la qualità dell'autore. L'autore ha fatto a tutto campo un'indagine, come ho voluto anche scherzosamente nella prefazione mettere, l'ho dichiarato che è un ottimo osservatore dei luoghi e degli spazi. Questo significa che la sua attenzione è una sua attenzione a tutto tondo. E quindi quando dà dei risultati che possono sembrare anche quasi incredibili, cioè risultati di un'indagine che vanno a evidenziare delle volontà ben precise di stravolgere il mercato e di utilizzare quello che può essere la buona fede delle persone, molte volte anche la loro ignoranza delle cose, e la loro sensibilità, stimolando reazioni con termini che oggi vengono molte volte impropriamente usati, ne ha appena parlato adesso il Presidente Prandini, e devo dire che tutto questo mi ha veramente stimolato a leggere il testo. E all'inizio credevo che fosse forse più pro che contro. In realtà, quando ho capito che la barra era verso un'indagine di un giornalista serio, verso la documentazione di fatti importanti e gravi, ecco, questo mi ha portato a molte riflessioni. Una delle prime riflessioni, non voglio rifarmi quanto ha detto l'onorevole De Castro poco fa, perché condivido entrambi gli interventi che sono stati fatti nei vari aspetti. Io nasco ricercatore, ho fatto ricerca quasi tutta la mia vita, ricerche se vuole in
tipo farmacologico e tossicologico, ma una ricerca per cercare, per produrre degli obiettivi che potessero servire alla salute dell'uomo. Allora, quando si parla di ricerca, io sono a favore della ricerca, non sono contrario agli studi biotecnologici. Nel 2004, per una collana dell'Università di Bologna, scrissi un volume di biotecnologie per la qualità della vita, perché ho sempre capito che le biotecnologie potevano essere uno strumento, se usato propriamente, uno strumento importante. Oggi c'è l'editing, abbiamo un sistema non più OGM, abbiamo un sistema del, diciamo, di intervento di precisione sul genoma, e quindi possiamo a un certo punto ragionare anche in terapia genica nell'uomo, ma allora ancora meglio nei vegetali, per produrre o togliere dai vegetali aspetti che possono nuocere alla salute. Ecco, io non sono contrario alla ricerca, però la ricerca deve essere documentata e provata. Non può essere un fatto alimentare che un domani ha semplicemente un'autorizzazione al commercio. Deve essere verificata e deve essere verificata sull'uomo, cioè uno studio di popolazione. Allora, il ragionamento più semplice che noi possiamo fare, al di là dai sentimenti che sono stati toccati o molte volte spinti, come deve essere l'aria o altro, noi abbiamo dei dati oggettivi sul consumo della carne, in particolare della carne rossa. Le faccio anche questo esempio: troppo spesso viene confusa e messa in alternativa la carne bianca e la carne rossa. Cioè, la carne rossa indubbiamente è una carne che fornisce alcuni elementi estremamente indispensabili, soprattutto nella fase di sviluppo di organico e quindi nella fase della pubertà, ma è anche molto utile nell'anziano. La quantità di carne rossa vuol dire garantire gli aminoacidi essenziali, almeno 8 in quantità più che sufficiente, garantisce il ferro, garantisce la vitamina B12, garantisce l'acido folico. Cioè garantisce tutti degli alimenti che nello studio di popolazione di migliaia di anni non si vede i risultati. Un esempio banalissimo: nel dopoguerra gli italiani dicevano, i nonni, come mai gli americani sono così alti e noi siamo più bassi? Per quanto sia di grande qualità la dieta mediterranea, ma la dieta mediterranea non fornisce tutti gli alimenti e soprattutto tutto quello che sono gli aminoacidi essenziali per gli ormoni, tra cui gli ormoni somatotropo. Quindi l'importanza della carne rossa è un'importanza legata a un aspetto salutistico e di sviluppo organico. Il fatto di volerlo sostituire e metterla con un sistema biotecnologico a partire da cellule vegetali, se vuole la vediamo anche come un utopistico disegno positivo, ma però mi devi dimostrare che quel prodotto, quell'hamburger, quella proteina di pollo, quell'altro che loro vengono, che questi diciamo scienziati alternativi vengono a proporre, hanno le stesse caratteristiche nutrizionali, nutraceutiche, salutistiche della carne rossa. Allora, questo l'ho fatto uno studio di popolazione, non può essere semplicemente un fatto di un look e un fatto di un sapore, di un odore o comunque di qualcosa di sensoriale. Il problema è di documentare, dimostrare che la complessità di un tessuto o di più tessuti che compongono la carne rossa, che garantiscono la biodisponibilità nell'assorbimento degli alimenti, possa assolutamente avvenire anche in queste nuove ammassi proteici che poi, essendo monoclonali, perché partono da un'unica, vero, da un'unica proteina, queste abbiano a un certo punto, facciano ugualmente il loro lavoro per quello che sono le necessità organiche. Se questo non dovesse avvenire, non fosse avvenuto, non fosse possibile. Ma sapete che quando si verifica abbiamo già fatto un danno. Vi fa presente il discorso attualmente dei Novax, quando vengono a parlare a un certo punto del fatto che non è stato sperimentato un vaccino, ma la medicina è osservazionale. Cioè, una volta superata una serie di fasi, si dà un'autorizzazione e si continua lo studio. Ma è una cosa molto complessa, scientifica e che ha delle regole. Quel sistema è un sistema invece che è un'immissione commerciale di un prodotto. Purtroppo magari la gente ci crede e la gente, lei pensa adesso, non è il caso, ma quanti danni si sta creando ai bambini mantenendo i bambini giovani nella fase di sviluppo con i prodotti vegani.
È assolutamente una follia. Grazie professor Cantelli Forti, anche per la panoramica data sulle problematiche, ecco, ma soprattutto sull'insistenza poi della necessità di studi verificati, aperti, dati aperti, verificabili. Ricordo, abbiamo superato siamo quasi sui 115 partecipanti. Qui abbiamo l'autore del libro Gilles Luneau, abbiamo Giorgio Cantelli Forti e avremo fra un minuto Susanna Bramante. Se volete fare delle domande, c'è la chat, credo che avremo il tempo di farlo. Susanna Bramante, allora, agronomo PhD in produzione animali, consulente della nutrizione e divulgatrice scientifica. Lei, diciamo, è qui perché può spiegarci un po' meglio una parte di questo universo, no? Abbiamo parlato molto di carne in vitro, di carne sintetica, invece parliamo di questi cosiddetti plant-based, cioè di questi prodotti che sono, come dire, che vogliono imitare il gusto, la consistenza della carne, ma sono in realtà fatti di vegetali. Ecco, in che modo vengono assemblati questi prodotti? Da un punto di vista nutrizionale, c'è poi qualcosa di diverso fra proteine vegetali e animali? Sì, assolutamente. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e rinnovo anch'io i miei complimenti per il libro che ho letto, davvero molto interessante, spero che lo leggano più persone possibili. Allora, proteine animali e proteine vegetali sono completamente diverse. Le proteine animali sono superiori dal punto di vista della qualità in tutto e per tutto. In tutti gli studi che le confrontano, le proteine animali risultano sempre vincenti, hanno maggior potere nel costruire il muscolo, hanno maggior potere nel contrastare la sarcopenia, che è la perdita di massa muscolare nell'anziano, hanno maggior potere anche nei pazienti oncologici nel contrastare questa perdita muscolare. Questo è uno studio uscito proprio poco fa, che fa vedere proprio la superiorità delle proteine animali anche nei pazienti oncologici, anche nei degenti, nelle persone purtroppo che sono in ospedale. Le proteine animali aiutano a prevenire le piaghe da decubito molto più di quelle vegetali, proprio perché la proteina animale è più simile a noi, è una proteina completa, contiene tutti gli amminoacidi essenziali. E invece la proteina vegetale è una proteina incompleta, ci sono dei buchi, degli amminoacidi limitanti che mancano, e quindi immaginate una catena con degli anelli mancanti. Questo compromette la sintesi proteica. E poi perché la proteina animale arriva all'interno di una matrice facilmente digeribile dal nostro organismo, invece la proteina vegetale arriva all'interno di una matrice difficile per noi da digerire, perché è intrappolata all'interno di fibre, cellulosa, sostanze antinutrizionali che non la rendono ben biodisponibile, cioè digeribile, assorbibile dal nostro organismo. E questi prodotti, quindi a base di proteine vegetali, sono ancora peggiori. Perché? L'industria estrae l'isolato proteico, che è una cosa ancora diversa, cioè di solito si parte o da soia o da pisello o da grano, ma il fagiolo, il legume, perde completamente le sue proprietà, perché l'industria sottopone questi legumi a trattamenti davvero forti, profondi, per estrarre questo isolato proteico, quindi alte temperature, alta pressione, estrusione. Per cui il legume perde completamente i suoi benefici. Otteniamo questo isolato proteico che è una massa viscosa ed elastica che può essere trasformata in qualsiasi cosa, in plastiche, rivestimenti per le automobili, vernici e anche in qualcosa che assomiglia alla carne.
E poi l'aggiunta di additivi fa il resto per dare la stessa consistenza, sapore, colore. Quindi se andiamo a leggere la lista degli ingredienti, vediamo che è lunghissima. Abbiamo gomme, glicerine, amidi modificati, sale, grassi, oli raffinati che con le alte temperature sia la formazione di composti cancerogeni e tossici. Quindi non sono prodotti salutari, anche se vengono venduti come tali. E infatti il loro consumo, visto che sono proprio dei veri e propri prodotti iperprocessati, ipertrasformati, il loro consumo è associato a un maggior rischio di patologie cardiovascolari, cerebrovascolari, quindi ictus, ischemie, infarti, ma anche diabete per l'alto contenuto di carboidrati raffinati e malnutrizione in generale. Per cui sostituire la carne con questi artefatti non è per niente salutare, abbiamo uno svantaggio sia dal punto di vista della salute ma anche dal punto di vista dei nutrienti che vengono addizionati in modo artificiale, quindi non è neanche la stessa cosa del consumare la carne vera, perché è come nutrirsi di integratori. E infatti anche se a volte in etichetta possono sembrare simili perché abbiamo proteine, in realtà alcuni studi di metabolomica recenti hanno mostrato che l'impatto sul metabolismo anche, è completamente diverso, cioè i metaboliti che si formano nel nostro organismo dopo la digestione sono diversi e nella carne vera abbiamo dei metaboliti esclusivi proprio della carne che fanno bene, hanno dei ruoli immunomodulatori, fisiologici, antiossidanti che perdiamo nei prodotti vegetali. Quindi per ottenere la stessa quantità di amminoacidi solo da proteine vegetali dobbiamo mangiare molto di più, quindi non è un modo vantaggioso e intelligente di nutrirsi. Faccio un esempio: per avere la stessa quantità di amminoacidi essenziali di una piccola fettina di carne che apporta solamente 80 kcal, bisognerebbe consumare 2 piatti di pasta e fagioli con un introito calorico superiore alle 700 kcal. Quindi parlando di un maggior rischio di obesità, questi conti bisogna farli. La carne è un alimento efficiente, i legumi e cereali no, quindi non possono sostituirli. E la fake meat di derivazione vegetale è ancora peggio, proprio per tutti questi problemi che ho detto. Invece la carne coltivata in laboratorio è ancora un'altra cosa diversa. Questa è vera carne, nel senso che sono proteine animali, però anche qui non possiamo chiamarla carne perché manca il vissuto dell'animale, manca l'irrorazione sanguigna, manca la complessità che dà la vita. Quindi è un cibo sintetico che non potrà mai uguagliare la carne vera, perché il cibo vero, la carne vera, è frutto di una complessità. All'interno abbiamo tantissimi nutrienti che interagiscono tra loro, molti dei quali sono ancora sconosciuti a noi, ad esempio i clai coniugati dell'acido linoleico, le sostanze nutraceutiche, i composti antiossidanti, i peptidi bioattivi, sono solo di recente scoperta e chissà quante altre sostanze che ci sono che ancora non conosciamo e queste non possiamo sintetizzarle artificialmente, non potremmo mai riprodurre in modo artificiale la complessità della vita, di un prodotto che prima era vivo. Quindi nutrirci di questo porterà delle mancanze. Queste mancanze avranno un impatto negativo sulla salute. Non ci sono ancora studi sul reale impatto sulla salute, però possiamo già ipotizzare che avremo uno svantaggio, una ripercussione negativa. E sono... Sì. Scusa, dottoressa Brandt, perché è arrivata una domanda e la devo fare a lei, credo, perché credo abbia anche già risposto. Piero Rostagno ci domanda: è pensabile ottenere un profilo aminoacidico simile a quello della carne ricorrendo ad aminoacidi di sintesi? Mi pare, se ho colto bene, allora, en passant, lei ha detto
Allora, se li coltiviamo, coltivandoli in laboratorio, io ottengo, sono proteine animali vere e proprie, però c'è sempre qualcosa che manca. Io non potrò mai riprodurre davvero la complessità che c'è nel prodotto vero che prima era vivo. E come ho detto appunto, ad esempio, perdiamo tutte le componenti che ci sono anche nel grasso, le sostanze nutraceutiche, il coenzima Q10, che arrivano insieme alla carne. Se parliamo solamente di amminoacidi puliti, puri, sì, la carne sintetica ci sono, però perdo tutto il resto e questa mancanza non va bene per la salute. Bene, allora io non vedo altre domande. Io tornerei, grazie dottoressa Bramante. Io tornerei da Gilles Luneau perché vedevo e prendeva appunti, quindi io immagino abbia qualcosa da dire. Inviterei anche la regia a far vedere la copertina del libro, se possibile, prima di tornare da Gilles Luneau. Allora, Gilles Luneau. Abbiamo parlato parecchio, no? Abbiamo anche visto, l'avevi accennato all'inizio, che gli ultimi sviluppi vedono una forte espansione del settore o comunque dei finanziamenti per il settore, anche se nel 2020, almeno il Financial Times riportava questa notizia un paio di settimane fa, nel 2020... soprattutto gli hamburger come dire, a base vegetale hanno subito una flessione delle vendite nel mercato degli Stati Uniti, che è comunque considerato il mercato più maturo, anche se parliamo di percentuali bassissime, di quote di mercato bassissime. Che ne pensa Gilles Luneau? La tendenza si è già sgonfiata oppure invece è un fenomeno temporaneo? Gilles Luneau. Écoutez, je suis journaliste comme vous, je ne suis pas sorcier, devin, ni analyste économiste. Simplement, à la lecture de l'article du Guardian, moi je voudrais souligner deux, trois petites choses. D'une part, il y a eu une baisse, en effet, de moins 1,5% des ventes en septembre aux États-Unis, en septembre dernier. Ça a provoqué une chute de 50% en bourse d'un certain nombre d'entreprises cotées en bourse. Il ne faut pas confondre les deux. Et la deuxième chose, c'est la situation de la pandémie. C'est-à-dire que je n'ai pas les mêmes chiffres que le Guardian. J'ai pris les statistiques 2020 aux États-Unis. On est sur la vente au détail. On est sur le secteur des viandes artificielles, hein, on est à plus 45%, plus 1,4 milliard de dollars que l'année dernière. Donc, même si cette année, il y a une petite chute, il faut prendre en compte la pandémie avec ce que ça veut dire de changement dans la restauration hors domicile, les cantines, les restaurants fermés, etc., le télétravail, les gens ne sont pas sortis pour aller acheter des plats cuisinés qui mangent en général le midi, quoi. Donc, je pense que c'est ce qui explique aussi ça. Moi, j'aimerais bien que ça s'écroule, personnellement. Ça serait une bonne nouvelle, mais j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. On a, si vous voulez, en chiffres sur ce secteur-là, l'année dernière, 2,2 milliards d'investissements, 650 nouveaux produits. C'est énorme. C'est pour ça que je parle d'offensive économique et de tentative de substitution d'un marché par un autre. Donc, je ne pense pas que les investisseurs sont des gens sérieux. S'ils mettent de l'argent, c'est qu'ils espèrent en gagner au bout. Après, c'est le consommateur qui va faire le choix. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas simplement regarder ce phénomène avec notre vision, on va dire, de latin, de pays latin, l'Italie, la France, l'Espagne, où on a une culture gastronomique énorme et qui est en train de se perdre, je pense, avec la jeunesse urbaine. Mais bon, on a cette culture-là quand même en repère.
le marché visé par ces entreprises, c'est d'abord, bon, il y a le marché américain, mais c'est surtout le marché chinois et le marché indien. Pas pour les mêmes raisons. Hein, le marché indien, parce qu'ils ont une tradition plutôt végétarienne, et le marché chinois, vu son expansion, au niveau l'expansion des classes moyennes, pour qui manger de la viande est un marqueur, comme ça l'a été chez nous pendant les Trente Glorieuses. Donc, voilà. Hein. Donc, moi, je prends ces chiffres-là avec énormément de prudence. C'est une lecture sur une toute petite fenêtre, mois de septembre 2021. Voilà. Par contre, je voudrais réagir à ce qui s'est dit. D'abord, je voudrais remercier tous les intervenants pour et la qualité de leur intervention et l'attention qu'ils ont pris à mon travail. Vraiment, grand merci de m'avoir lu avec autant d'attention. Je crois que M. Di Castro est parti, mais je relève l'invitation, d'accord, je suis parfaitement d'accord, pour partager ce que j'ai enquêté et ce que je continue à veiller avec les députés européens, parce que je pense que c'est extrêmement important. L'autre chose que je voulais dire, parce que ça n'a pas été abordé, et pour moi c'est quelque chose qui lie tout ça, c'est la rupture anthropologique qu'une évolution comme ça introduit. Si ce marché-là, si ça reste un marché de niche, pourquoi pas, voilà. Mais dès l'instant qu'on a une invasion, on va dire, du marché de la viande traditionnelle avec ce type de produit, je pense qu'on risque une rupture anthropologique. Je veux dire par là que les cultures humaines, toutes, depuis le néolithique, depuis la fondation de l'agriculture, toutes les sociétés humaines se sont bâties avec l'agriculture et l'élevage. C'est pas seulement pour se nourrir, déjà c'est un acte sacré, je trouve, de se nourrir, mais ça veut dire qu'on y prend, on y prend de l'attention, on ne met pas n'importe quoi dans son corps trois fois par jour. Mais je veux dire que toutes nos cultures se sont basées là-dessus. Ça a fait des modes alimentaires, on en parlait de gastronomie, mais des interdits religieux, enfin, ça a construit toutes les civilisations. Et surtout, ça permet trois fois par jour, en principe, si on a été bien éduqué, de se rappeler que nous mangeons grâce à la planète, à ce qu'elle nous donne. Et ce lien à la nature, qui est un lien donc anthropologique, qui serait brisé si on n'avait plus qu'à se nourrir avec les usines. C'est vraiment quelque chose d'important. Parce qu'on ne construit pas la même identité. Je pense aux jeunes qu'on élève, ou moi je suis à l'âge des petits-enfants, en leur disant que tu manges grâce au travail des paysans, grâce à ce que donne aussi la nature quand on sait la soigner. On ne construit pas la même identité si on lui dit « tu manges grâce à l'usine d'à côté ou au laboratoire d'à côté ». Et je veux dire, je ne dis pas ça par goût polémique, c'est, je pense que vraiment, il faut en parler avec les psychiatres, on ne construit pas du tout la même identité. Et derrière, il y a aussi ce qui le rejoint, si vous voulez, c'est un rapport au temps. C'est-à-dire qu'on apprend dès notre naissance, dès qu'on est en âge, d'avoir un regard intelligible sur le monde, qu'il faut être patient, il faut attendre qu'une plante pousse, il faut attendre qu'un animal grandisse avant de pouvoir la consommer. C'est ce qui fait qu'on ne mange pas pareil suivant les saisons, suivant les hémisphères, etc. Et ce rapport au temps, il est annihilé, on mangerait n'importe quoi, enfin, ou tout ce qu'on veut, on va dire, au bout du clic. C'est l'annihilation du désir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça dans la construction de l'identité. Et puis enfin, pour rester toujours sur cette rupture anthropologique, je veux dire, ce qu'on mange, quand on parle de viande, c'est aussi des animaux morts. C'est-à-dire qu'il ne faut pas évacuer la mort dans nos sociétés. C'est ce qui fonde les repères de la vie, qu'elle a un début et une fin. Et je veux dire que tous ces initiateurs véganes et transhumanistes, ils ont la trouille de la mort, ils voudraient la repousser à l'infini. Moi, je veux mourir en bonne santé le plus loin possible, mais je veux dire, je ne veux pas prolonger ma mort. Et je pense que c'est extrêmement important dans l'éducation de savoir qu'il y a un début à une fin. Et c'est aussi pour ça que ça donne des responsabilités pour faire des belles vies, hein, je veux dire. Donc, vraiment, risque de rupture anthropologique, voilà. Et puis, dans les deux autres risques, si vous voulez, c'est un risque de souveraineté et de sécurité alimentaire, voilà. Souveraineté, c'est-à-dire que si on dépend comme ça d'un groupe de multinationales pour nous nourrir tous les jours, c'est quand même gravissime. Et sécurité, on le voit avec la pandémie, on a risqué des ruptures graves, hein, d'approvisionnement, avec la déterritorialisation des productions, ça sera encore pire avec ce type de produit. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est en fait ce qui m'a, si vous voulez,
le plus mobilisé dans cette enquête. Au départ, je suis comme tous les journalistes, je travaille régulièrement pour un trimestriel en France qui s'appelle Oui Demain. Quand j'ai réalisé, ils avaient attaqué des boucheries L214, des animalistes, c'était pas L214. Et je me penche sur eux et je découvre qu'ils ont 70 salariés. Et là, je me suis dit, une petite association qui a 70 salariés, d'où vient l'argent? Et mon enquête a commencé comme ça, en fait. Et je découvre, finalement, si vous voulez, une idéologie et ce risque de rupture anthropologique. Grazie Gilles-Luneau. Sono arrivate poi, siamo quasi arrivati alla fine, ma sono arrivate moltissime domande. Alcune molto tecniche, devo dire. Io per chiudere farei, ecco, perché Gilles-Luneau ha posto proprio una questione centrale, no? Perché è pericoloso in qualche modo spezzare il legame fra nutrizione e agricoltura, che non è soltanto produrre cibo, ma è anche paesaggio, tradizione, cultura, no? Vorrei sentire il professor Cantelli Forti e Susanna Bramante su questo tema, poi diamo il risultato del sondaggio e chiudiamo. Anzi, facciamo il contrario, prima Susanna Bramante e poi il professor Cantelli. Perfetto. Va bene? Sì. Grazie. Sì, perché gli animali fanno parte di un equilibrio. Grazie agli animali noi abbiamo per esempio il letame che fertilizzano i terreni. Andando a togliere tutti gli animali dovremmo poi utilizzare la chimica, quindi fertilizzare i terreni con fitofarmaci. Si va a perdere un equilibrio perfetto che c'è ora, oppure per esempio dall'allevamento si riesce a produrre il biogas. L'allevamento è un perfetto esempio di economia circolare, dove tutto viene riutilizzato e non abbiamo sprechi. Quindi andando a eliminare l'allevamento si perde questo equilibrio e bisogna far capire che l'allevamento non è il problema al cambiamento climatico, ma può essere la soluzione se ben gestito, se sostenibile, però servono finanziamenti, quindi è un peccato che tante risorse economiche vengano investite per produrre cibo sintetico che ci farà sicuramente male perché è come mangiare pillole. Invece gli investimenti dovrebbero andare agli agricoltori per rendere più sostenibili gli allevamenti, e questo si può fare perché laddove i soldi arrivano, tanti agricoltori hanno ridotto le emissioni di carbonio, le emissioni di metano, il consumo di risorse, ha aumentato l'efficienza. Grazie Susanna Bramante. Giorgio Cantelli Forti, il legame fra nutrizione e agricoltura, perché è importante, e poi andiamo in chiusura. Beh, non solo è importante, è un equilibrio, dato che Susanna ha parlato di equilibrio, è un equilibrio che si è raggiunto nel tempo e nei secoli. Devo dire che la cosa fondamentale, laddove c'è l'agricoltura, abbiamo un equilibrio dell'ambiente, abbiamo, come accennava, una fertilità dei luoghi e dei terreni. Uno dei problemi che si sta aprendo, che viene paventato anche dal WWF, senza però dare risoluzioni o soluzioni, è quello di 9 miliardi e mezzo di bocche da sfamare nel 2050. Ora, io temo molto le statistiche, temo molto le estrapolazioni. Quel che è certo è che, e qui parlo come Accademia Nazionale di Agricoltura, quindi con i miei colleghi agronomi e scienziati del terreno, del suolo, inteso come area fertile, come laboratorio di studio, a un certo punto la sostenibilità è uno dei termini che oggi vengono usati. Resilienza, sostenibilità vengono sparati senza avere una corretta idea di cosa significano. La sostenibilità, da un punto di vista agronomico, è fondamentale per mantenere spazi e luoghi. Vediamo che laddove l'uomo abbandona la collina o la montagna nasce il bosco selvaggio, e questo non fissa certamente la CO2. La CO2 viene, stiamo facendo degli studi proprio con l'Accademia attraverso un gruppo europeo, con i Tree Talkers, e stiamo vedendo nel castagno, ma anche nel frutteto ciliegio, che arriviamo fino a 16 volte in più rispetto a un bosco abbandonato.
Allora, il discorso del carbonio, la fissazione del carbonio lo fanno i vegetali. I vegetali hanno bisogno dell'animale. L'animale e il vegetale sono qualcosa di sinergico proprio per tutto quello che riguarda non solo il letame, ma anche perché le colture al mais o altro che vengono fatte per alimentare gli animali sono colture che hanno un aumento della fissazione dell'anidride carbonico superiore a quello che è una pari superficie della foresta tropicale. Allora, noi raccontiamo delle storie, cioè qui noi stiamo facendo vedere e impaurendo le persone, quindi questo secondo me non è solo disonesto, ma diventa un atto criminale verso l'umanità, perché facciamo credere alle persone, facciamo questi movimenti per nascondere, come dice Siluno, degli interessi specifici di grossi gruppi che sono guidati da grossi uomini d'affari. Quindi io credo che il compito di tutti, scienziati, ricercatori, ma anche di noi come accademie che siamo enti senza scopo di lucro, quindi di volontariato, dobbiamo trasferire le conoscenze, dobbiamo cercare di fare in ogni modo una comunicazione corretta e soprattutto avere non degli adepti, ma avere o di fideisti. Noi abbiamo bisogno di persone che capiscono e che ci seguono e ci sostengono. Cioè noi vogliamo l'onestà e la lealtà, cosa che in quel mondo non la rivede. Partecipazione in una parola, no, professor Cantini? Partecipazione consapevole. Grazie perché per questo. Tu devi difendere te stesso, capisci? Cioè, il problema è che causa i propri mal anche te stesso, no? E questa è la classica situazione. Ecco, noi invece dobbiamo cercare di far capire alle persone di essere felici, di essere contente e di avere soprattutto una salute del loro corpo e della loro mente. Se la salute del corpo c'è, meglio ancora quella della mente, noi possiamo avere una popolazione tranquilla. Altrimenti succede la distorsione che vediamo. Grazie, professor Cantelli Forti. Allora, siamo in chiusura. A me non resta che ricordare che c'è stato un sondaggio. Io mi scuso con tutte le domande che sono arrivate negli ultimi minuti, praticamente. Sondaggio: la carne artificiale è davvero il futuro dell'alimentazione? Questo è stato lanciato all'inizio, adesso è la fine del nostro incontro. Sì, 8%, no, 72%, non so, 20%. Questo è il risultato del sondaggio cui hanno partecipato i nostri, le persone che ci hanno seguito. Allora, a me non resta che ringraziare per essere stati con noi Paolo De Castro, europarlamentare, e Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, che ci hanno dovuto lasciare. Susanna Bramante, agronomo PhD in produzione animali, consulente della nutrizione e divulgatrice scientifica, il professor Giorgio Cantelli Forti, presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltura, e naturalmente Gilles Luneau, che è l'autore di Carne artificiale, no grazie, la prima grande inchiesta sulle lobby del cibo in provetta, edito a Castelvecchi. Vedremo la copertina a breve. Grazie a tutti per aver dato il vostro contributo a questo dibattito e ci vediamo la prossima volta, direi. Arrivederci a tutti.